Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Oggi vediamo un brano bellissimo di Ultimo che si chiama Tutto questo sei tu. Cantare in libertà. Bene ragazzi, questa canzone si compone di tre accordi all'inizio che sono Re maggiore, quindi se questo dove ci sono i due tasti neri, questo a sinistra è il Do, Re, Fa diesis, La, formano il Re maggiore, poi avremo Fa diesis minore, quindi Re, Mi, questo è Fa, Fa diesis, La, Do diesis, formano il Fa diesis minore, accanto abbiamo proprio il Sol. Sol, Si, Re, Sol maggiore e inizia in questo modo. Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine sai che non dormo. Poi, e ho paura. Aggiunge il Si minore, quindi se questo è il Do, accanto abbiamo il Si, Si, Re, Fa diesis, avremo il La maggiore, che è un nuovo accordo, quindi La, Do diesis e Mi, poi avremo ancora il Sol, Re e La, quindi farà così. E ho paura. A perdersi questo vivere sa confonderci. Oh. E riprende da capo, la strofa sarà sempre uguale. Il ritornello anche mantiene gli stessi accordi. Andiamo nell'ottava bassa che si sente più pieno il suono. Ho bisogno di amarti. O prendiamo qui il re o lo prendiamo qui, è uguale, è solo una questione di colore di suono, ma non cambia l'accordo. Poi la canzone va avanti sempre con un'altra strofa uguale a quella di prima, lo stesso ritornello, però avremo una variazione con due nuovi accordi che sono Mi bemolle, quindi Do, Re, Mi, questo è Mi bemolle, Sol, Si bemolle. Forma il Mi bemolle e avremo il Fa maggiore, quindi Fa, La, Do, Fa maggiore. Partiamo dal ritornello e arriviamo fino alla variazione. Tutto questo sei tu, pioggia e stelle che cadono giù. Tutto questo sei tu, mare calmo nei tuoi occhi blu. Oh, la maggiore di passaggio e si ritorna al re. Ho bisogno di amarti, eccetera. Poi la canzone va avanti con gli accordi che abbiamo già visto in precedenza. Bene, anche questo era un brano semplice da suonare al pianoforte. Io vi lascio comunque un link su dove trovare il testo con gli accordi e
In più vi lascio la diteggiatura per entrambe le mani e altri due link per imparare proprio gli accordi al pianoforte. Ciao ciao, alla prossima!